Sì, è l'ultima opportunità per Roma per ripartire, per trasformarsi, per diventare una città che funziona, più verde, più innovativa e più sostenibile. Purtroppo in questi anni sono stati persi miliardi di risorse non spese o date ad altre città per l'assenza di progettazione. Noi abbiamo ottenuto dall'Europa, con un lavoro durissimo a cui ho partecipato, col governo di cui ho fatto parte, delle risorse senza precedenti. Ora abbiamo l'opportunità storica di metterle a terra intorno a un'idea innovativa di città. Lo vogliamo fare insieme a tutte le forze migliori della città, con i professionisti, con le associazioni, con le imprese, con le università, col territorio, e costruiamo quindi una grande alleanza delle forze migliori di Roma per ripartire e rinascere. È stato un dibattito abbastanza tranquillo fino alla fine, fino a quando non si è affrontato il tema dei rifiuti. Michetti è andato via, lei un battibecco con Calenda e la sindaca, ecco, quale futuro per i rifiuti di Roma, insomma? Sì, ho trovato singolare questo atteggiamento di Calenda di dare le stesse responsabilità alla Regione, a Roma, quando tutti sanno chi ha la responsabilità della gestione, della raccolta e della realizzazione degli impianti. È una furbizia politico-elettorale, ma noi sappiamo bene dove risiedono le responsabilità e perché in questi anni la raccolta differenziata non è aumentata, non sono stati realizzati impianti e abbiamo la città con la TARI, con la tassa dei rifiuti più alta d'Italia, ed è la città più sporca d'Europa. Noi abbiamo un progetto ambizioso e sostenibile di cambiamento su questo, lo presenteremo alla città, lo discuteremo con tutte le forze migliori, perché il nostro metodo non è quello dell'uomo solo al comando, ma quello dell'inclusione, dell'ascolto e della collaborazione. Avete fatto arrabbiare Michetti, però ha abbandonato il dibattito, c'è qualcosa che non è andato. No, non lo so, mi dispiace che sia arrabbiato. Noi l'abbiamo ascoltato con grande rispetto, certo abbiamo ascoltato parole sull'impero romano e su molti temi interessanti, ma forse poche proposte concrete. Invece penso che il dibattito, la campagna elettorale deve essere anche concreta, e bisogna dire cosa si vuole fare, bisogna avere sia concretezza che visione. Penso questi sono i due aspetti. Roma merita concretezza ed efficienza e risposte puntuali ai suoi problemi, ma Roma merita anche una visione, perché stiamo parlando della capitale che deve essere in grado di tornare a occuparsi delle cose di cui si occupano le grandi città, non solo problemi drammatici che abbiamo, dei rifiuti, dell'erba, della manutenzione, ma anche innovazione, verde, coesione sociale. Noi parleremo di casa, di lavoro, di università, di scuola, e oltre che di rifiuti, di buche, di manutenzione, perché Roma merita tutte e due le cose. Ma guardi, la cosa singolare, l'ha detto anche, lo avete ascoltato, la sindaca ha nominato tante volte la parola piano. Qui siamo davanti agli architetti che sanno la differenza tra il piano e il progetto. Il progetto sono quello che è mancato, sono stati fatti i piani ma non i progetti, e quindi non sono state progettate le metropolitane, e quindi i soldi per le metropolitane sono andati ad altre città, perché se si presenta un piano non si possono stanziare i soldi. Questa è una cosa che sanno tutti chi si occupa del mestiere. Per avere i fondi bisogna avere il progetto, almeno il progetto di fattibilità tecnico-economica, che Roma non ha fatto. Quindi in questi anni sono stati fatti tanti piani, ma zero progetti e zero opere. Adesso, senza i progetti, noi perderemo i soldi del recovery, e per questo ci stiamo già attrezzando per realizzare il recovery Roma e per cogliere questa opportunità straordinaria di rilancio della città.